L'aereo si schianta e solo 27 persone tra l'equipaggio e tutti i passeggeri riescono ad uscire incolumi da questo schianto. Però loro si trovano in mezzo alla neve. Loro si trovano esattamente in una valle nelle Ande, come vi raccontavo prima, in un posto dove c'è solo neve e roccia. E qua affrontiamo la prima tematica importante di tutta questa storia. Oh, AC Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Ho ancora un pochino le ossicine rotte da ieri sera, c'ho ancora un po' così. E mi era già successo in passato tante volte, forse ve l'avevo già raccontata questa cosa. Vi spiego cosa ho appena fatto. Vi racconto questa cosa perché magari succede anche a voi, a me succede spesso. Quando nelle giornate tipo oggi, dove ho ancora le ossicine rotte dalla partita di ieri, insomma un po' un umore un po' così, mi capita spesso di ricorrere a del balsamo rossonero. E il balsamo rossonero che cosa sono? Sono le vecchie partite del Milan. Mi vado a vedere... Mi vado a cercare pezzi di partita o partite intere di vecchie partite del Milan, delle magari di 10 anni fa o 15 anni fa, boh, per andare a vedermi, non so, come giocava il Milan, i nostri grandissimi campioni del passato, un po' per avere proprio del balsamo rossonero da mettere sul mio cuoricino. Allora ragazzi, che cosa ho trovato? Ve lo racconto perché, boh, così, per condividere con voi questa mia cosa che mi è successa questa mattina. Mi sono imbattuto in un Milan-Lecce del 2009, in cui c'era praticamente questa partita, la trovate qua su YouTube, fa parte di questa serie di video in cui sono praticamente tipo le migliori partite di, in quel caso mi sono imbattuto in una delle migliori partite di Ronaldinho del Gaúcho. E mi è uscita appunto questa partita tra Milan e Lecce e adesso leggo questa cosa, poi mi metto nell'angolino e piango con tutti voi. Nella partita succede questa cosa e me la sono proprio segnata perché volevo leggere. A un certo punto c'è Pirlo che passa la palla a Ronaldinho, che fa la finta e la passa a Riccardo Kakà, che si ferma, si guarda dietro e la passa a Clarence Seedorf. Clarence Seedorf si guarda intorno e la passa a David Beckham, che fa un passaggio in profondità per Alexandre Pato. Scusa, quando ho visto quell'azione lì ho detto vabbè, scusa, sono andato nell'angolino così e mi sono messo a piangere. Tra l'altro partita incredibile, dove noi giochiamo un calcio d'altri tempi, giochiamo un calcio fatto di una qualità dei giocatori che c'erano in campo, ragazzi, per come trattavano la palla, per come riuscivamo a concretizzare le azioni, una roba incredibile, veramente, del balsamo rosso-nero. Tra l'altro, due considerazioni. La prima che mi sono segnato è incredibile perché in quella partita c'è il ritorno di Andriy Shevchenko, una delle partite per il ritorno di Andriy Shevchenko con il numero 76, cioè quindi oltre a tutti quelli che vi ho nominato e ce ne sono anche degli altri, c'era anche Andriy Shevchenko con il numero 76, in campo anche Pippo Inzaghi, basta. E mi hanno colpito, non che non me lo ricordo, però... Per i vecchietti come me, ragazzi, Pato, Alexandre Pato nel prime. E lì non lo so se era nel prime, ma raga, ma che attaccante era. Cioè, allucinante, quella partita lì, allucinante. Velocità, contrasti, cattiveria, dribbling, tiro, colpo di testa. Un attaccante che se avesse... tra l'altro abbiamo avuto anche la possibilità di averlo ospite sui canali ufficiali del Milan, abbiamo parlato spesso di questa cosa e ho percepito da lui quando l'abbiamo intervistato che anche lui era consapevole di questa cosa che vi sto per dire, che purtroppo non è riuscito ad esprimere per tanto tempo il 100% di quello che era il suo potenziale. E ragazzi, ripeto, lo dico ai giovani,
andate a vedervi partite intere di Alexandre Pato nel suo prime o nel momento, diciamo, dove era veramente in forma. Ragazzi, un attaccante incredibile, incredibile ad averlo adesso, un attaccante del genere. Tra l'altro, supportato da una squadra che... Cioè, ragazzi, a un certo punto c'è una punizione. Cioè, per farvi capire, poi chiudo qua questa parentesi personale, che poi personale non è perché so che vi piace quando condivido queste cose con i miei fratelli e le mie sorelle. A un certo punto c'è una punizione, ok? E ho fatto un po' il parallelismo con quello che stiamo vivendo adesso, perché l'altro giorno uno di voi mi ha fatto una domanda che mi ha fatto pensare. Mi ha detto: Lollo, ma se oggi c'è una punizione per il Milan, chi la calcia la punizione? Vabbè, al di là di quello che è il momento attuale. Ragazzi, a un certo punto in quella partita c'è una punizione. La punizione la calcia, ovviamente, la calcia Digno, ma in quel Milan, ragazzi, la punizione poteva calciarla Pirlo, poteva calciarla Kakà, poteva calciarla Seedorf, poteva calciarla David Beckham, poteva calciarla Alexandre Pato, cioè ragazzi, poteva calciarla Sheva. Cioè ragazzi, veramente una quantità e un tasso tecnico di quel Milan lì mostruoso, mostruoso. Un altro calcio però, chiudo qua, un altro calcio, perché comunque era un calcio, se andate a vedere anche questa partita del 2009, vi renderete conto che il calcio era diverso, era un calcio più tecnico, i giocatori in campo erano tutti giocatori tecnici, anche i giocatori di altre squadre molto più tecnici dei giocatori che ci sono adesso, ed era un calcio molto meno fisico. Però, boh, non lo so, cioè, avevo bisogno del balsamo rossonero sul mio cuore per curare un po' di giornata un po' così oggi, un po' una giornatina un po' così, un po' come il tempo oggi qua a Milano, un po' grigino. Andiamo in sigla, ragazzi, poi iniziamo, perché non abbiamo ancora parlato. Iniziamo a parlare della partita di ieri, c'è il ranking, c'è la storia di San Siro, un articolo bello di Longo che vi voglio leggere, le pagelle, le AO, e poi il turnover per quanto riguarda la partita con l'Empoli. Quindi rimanete qua perché oggi sarà un video molto interessante. Prima di andare avanti vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai ragazzi, vi chiedo la cortesia, non vi costa assolutamente nulla. Nel primo commento trovate il link per il mio secondo canale, ma iscrivetevi al canale, dai ragazzi, per piacere. Non vi costa assolutamente nulla, 0 euro. Andiamo in sigla, iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla. Oh, ieri sera nei commenti post partita qualcuno mi ha scritto: Lollo, perché sei giù di morale? No, ma ragazzi, ma non è che ero... Non è che sono... No, ieri ero e oggi non sono più. Non è che sono giù di morale, però mi aspettavo che il Milan nella partita di ieri facesse una partita completamente diversa. Forse conscio di quello che era sia prepartita e quello che poi si è dimostrato, con tutto il rispetto per lo Slavia Praga, ci mancherebbe, il valore dell'avversario, mi aspettavo una cosa completamente diversa. Cioè mi aspettavo che dopo altri primi tempi, dove siamo arrivati, abbiamo affrontato la partita nel modo, diciamo, non migliore possibile, ecco, mi aspettavo che la partita di ieri invece, San Siro, 70.000 persone, devi chiudere subito la qualificazione dell'Europa League per andare avanti in Europa League. Boh, mi aspettavo una cosa completamente diversa, una cosa che non è arrivata. E tante fasi della partita, non mi voglio ripetere sulla mia analisi tattica, chi non l'avesse vista andasse a vedersi il video di ieri post partita. Io cosa vi ho raccontato nel video post partita ieri? Che ci stiamo trascinando tanti scenari tattici e tanti scenari, anche non soltanto tattici, che purtroppo si stanno ripetendo spesso nelle ultime settimane. Tra l'altro ho letto ieri il messaggio di qualcuno e mi ha detto: Lollo, però tu hai parlato di partita non giocata bene. Qualcuno di voi ieri mi ha scritto: sì, ma Lollo, ma noi quest'anno non abbiamo mai giocato bene. No, ragazzi, non è vero. Alcune partite belle le abbiamo fatte. Quella con l'Atalanta abbiamo fatto una bella partita. Altre col Bologna abbiamo giocato bene, alcune partite le abbiamo fatte bene, che poi non è che siamo qua e abbiamo le fette di salame davanti agli occhi, bisogna comunque sempre raccontarci la verità.
nella partita di ieri, come il primo tempo contro la Lazio, nel primo tempo contro il Monza e altre partite in passato, non abbiamo fatto delle prestazioni di altissimo livello. Quindi è la ripetitività del pattern, del non affrontare bene i primi tempi, che si sta ripetendo un po' troppe volte. Secondo me quella è una cosa che noi dobbiamo cercare di sopperire, dobbiamo cercare di riuscire a uscire da quel pattern che ci sta facendo fare molta molta fatica. Tra l'altro, ieri ho visto che qualcuno di voi mi ha detto: Lollo, ma spiegaci perché contro il Monza, perché contro la Lazio, perché ieri abbiamo fatto fatica. Ragazzi, noi facciamo fatica quando? E sia Sarri che l'allenatore dello Slavia Praga, che perdonatemi, non mi ricordo il nome, hanno guardato la partita contro il Monza. Il Monza di Palladino ci ha messo in difficoltà nel primo tempo perché? Perché ci ha lasciato in mano il pallino del gioco, ha praticamente di fatto chiuso, hanno poi rifatto da Sarri e poi rifatto anche ieri sera dallo Slavia Praga, chiudendo completamente il passaggio sugli esterni e lasciando la palla in mano a quelli che erano i nostri centrali, addirittura senza nessun tipo di pressione sui nostri centrali. Ecco, oltre a questo accorgimento tattico fatto da questi allenatori, aggiungiamoci anche un altro nostro grande difetto, che questo ce lo trasciniamo da un po' di tempo, del fatto di non giocare veloci. Noi, se non aumentiamo la velocità della giocata dalla difesa, lo sviluppo, scusate, della giocata dalla difesa al centrocampo all'attacco, noi andremo sempre in difficoltà. Ragazzi, andremo sempre in difficoltà perché quel tipo di gioco, se non lo fai ad una velocità adeguata, rischi di far male. E noi ieri l'abbiamo fatto non ad una velocità adeguata, l'abbiamo fatto al 2 all'ora. E quella è una cosa che noi dobbiamo risolvere, ragazzi. Io credo che quando, senza nulla togliere a chi era Gabbia, sapete che io non ne faccio un discorso dei singoli, ma ne faccio sempre un discorso tattico di squadra, di fase difensiva, centrocampo e attacco. Io credo che nel momento in cui il Milan recupererà sia Fikayo Tomori che Malik Chao, quindi torneremo a giocare con i due centrali con caratteristiche di impostazione completamente diverse rispetto a Gabby e Kier, noi quel fondamentale della giocata un pochino più veloce noi la recupereremo, e per noi è fondamentale. Tra l'altro ieri ho visto a un certo punto che Rafa Leao era addirittura curato a uomo da due uomini dello Slavia Praga, ed è anche per quello, mi sono dimenticato ieri nel post partita di raccontarvi questa cosa, ieri ha giocato meglio per assurdo Chris Pulisic rispetto a Rafa Leao, perché ovviamente poi quelli erano pure in 10, quindi o chiudi da una parte o chiudi dall'altra, o triplichi da una parte o triplichi dall'altra. Tante volte quelli dello Slavia raddoppiando o addirittura triplicando il lato sinistro nostro, destro loro, ovviamente dall'altra parte lasciavano spazio, e quindi ha trovato molto più spazio Chris Pulisic rispetto a Rafa Leao. Allora, volevo raccontarvi questa cosa, quindi questa è la mia considerazione della partita di ieri. Ragazzi, sono contento perché comunque abbiamo vinto la partita, ci portiamo là da loro per la partita di settimana prossima, comunque vada. Ci portiamo due gol di vantaggio che saranno fondamentali nell'inferno che ci aspetta settimana prossima. Però, mi aspettavo di chiuderla prima. Comunque, ranking UEFA. Il nuovo ranking aggiornato con le ultime partite. In questo momento la prima squadra italiana è l'Inter, la seconda squadra italiana è la Roma, la terza squadra italiana è il Napoli, la quarta squadra italiana è la Juventus, la sesta squadra italiana è l'Atalanta, e poi c'è il Milan che si trova in 29esima posizione con 56.000 punti. Ovviamente la prima è il Manchester City con 146.000 punti, vi dico e leggo le prime 5: Manchester, Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool. Dopo c'è l'Inter in sesta posizione. Ovviamente il ranking è aggiornato in tutti gli ultimi 10 anni, e noi purtroppo in Europa ci siamo appena tornati, tra virgolette, quindi abbiamo accumulato pochi punticini. È incredibile che davanti al Milan ci sia il Feyenoord, l'Eintracht, lo Shakhtar Donetsk, i Rangers, il West Ham, l'Ajax, il Benfica. Con tutto il rispetto, sono squadre che dovrebbero, ma il campo, ragazzi, io vi stavo dicendo una cosa e mi autosmentisco, sono squadre che dovrebbero stare dietro al Milan, vero, a livello di blasone,
ma poi il campo non mente, ragazzi. Poi il campo dice che il Milan per quanti anni? 10 anni non è andato in Europa e ci siamo appena riaffacciati. Ragazzi, vi volevo leggere questa cosa, le parole di Longo. Mi hanno colpito e dicono: il Milan non sa ammazzare le partite, è lo step che manca per diventare una grande. Pulisic ha indicato l'obiettivo Dublino a fine partita, ma per arrivarci il Milan deve fare molto meglio. Nella vittoria contro lo Slavia Praga ci sono poche cose da salvare, dice lui. Il doppio vantaggio in vista della gara di ritorno, Reinders di nuovo brillante e un attacco da big europea. Ma sono anche tanti i punti che lasciano più di una perplessità. Equilibrio cercasi, dice Longo. Lo Slavia Praga è sceso in campo a San Siro senza timori reverenziali e con un'ottima organizzazione tattica, per lunghi tratti migliore anche a quella del Milan. Non può essere un caso che la prima conclusione verso lo specchio della porta sia arrivata al 33esimo, tra l'altro con il gol. In vantaggio di un gol e di un uomo causa intervento scellerato di Diouf, il Milan ha concesso 2 gol e tante occasioni allo Slavia Praga. Quella rossonera è una squadra che non riesce a trovare un equilibrio tra i reparti, nonostante la qualità complessiva degli interpreti sia di alto livello. Errori individuali, dice Longo. La sensazione che lascia in dote ogni partita del Milan è quella di una squadra che non sa ammazzare le partite. La scelta di creare gioco sempre con i due difensori centrali, abbinata a quella di schierare il doppio play in mediana, espone e rende vulnerabile l'impianto tattico della squadra, senza dimenticare i tanti errori individuali che hanno caratterizzato la stagione, perché contro i ciechi è toccato a Theo Hernandez, fin qui uno dei migliori in stagione. Vincere l'Europa League è un obiettivo che tutto l'ambiente rossonero si è prefissato, ma rischia di rimanere un sogno senza un concreto e repentino salto di qualità. Ragazzi, al di là delle considerazioni, che ovviamente sono personali, di Daniele Longo, nelle quali in parte mi trovo anche corretto, soprattutto nell'ultima parte, se noi veramente, veramente vogliamo vincere l'Europa League, dobbiamo riuscire a sopperire, che poi è quello che vi ho detto io a inizio video, dobbiamo riuscire a sopperire a tanti difetti che ci stiamo trascinando, perché quando Longo parla del doppio play davanti alla difesa, dov'è che è? La scelta di creare gioco sempre con i due difensori centrali, abbinata a quella di schierare il doppio play in mediana, espone e rende vulnerabile l'impianto tattico della squadra. Questa è una considerazione ragionata di Longo. Cioè lui dice: se tu cerchi di costruire sempre con i due difensori centrali, ti esponi però anche al fatto che con soltanto i due play davanti alla difesa ti esponi ai contropiedi. E è una considerazione tattica molto interessante questa di Longo. Le pagelle ieri danno praticamente voto 6 al Milan, 11 Leoni cantava la curva, però il Milan, dice la Gazzetta, 0 ruggiti, i gol sono improvvisati dai primi violini, ma la squadra non c'è. Voto 6 al mister, lento, Milan lento, prevedibile, gli attaccanti mai trovati in movimento. Tra l'altro, scusate, anche qua vi volevo dire una cosa. Nel primo tempo e anche in parte del secondo tempo, anzi, faccio un passo indietro. Lollo, ieri Leao ha fatto una partita non all'altezza. Allora, che Leao nella partita magari dovesse fare qualcosina in più, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Però una cosa che nessuno sta sottolineando oggi è che Rafa Leao nella partita, non l'ho rivista, raga, perché volevo vedere la partita, quella lì del 2009, perdonatemi, non ce l'ho fatta a riguardare la partita stamattina, non ce l'ho fatta, stavo ancora male per la partita. Però durante la partita mi sono accorto di questa cosa, che Rafa la sua partita l'ha fatta. E tra l'altro ha fatto un sacco di movimenti che mai, praticamente, sono stati premiati, tagli che mai sono stati premiati dai passaggi dei centrocampisti. E quindi nella considerazione di come Rafa ieri ha giocato, va anche messa quella. Ok, poteva fare meglio, sì, sicuramente. Però tante volte la palla non gli è arrivata. Infatti, per la Gazzetta, Rafa è il migliore in campo. Come decidere un ottavo senza fare gol? Spreca, sì, si attiva qua e là, ma i suoi picchi sono un Everest. Il 4-2 cambia la settimana del Milan, assolutamente. Invece quello con il voto più basso è Teo, che dice: non è carino far girare una Formula 1 in terza,
non accelera, non fa male e sbaglia due volte. Doudera lo perdona. Schwarz, vabbè, abbandonato in area, no, invece non lo perdona e fa il gol del 3-2 momentaneo. Tutti gli altri, Mike 5 e mezzo, anche lì boh, ho letto stamattina un po' di critiche su Mike, non lo so ragazzi, non lo so, lì il gol, ovviamente le critiche erano sul gol, ragazzi, quello lì dello Slavia fa il gol della vita, cioè tira al volo di destro mentre la palla c'è, un gol alla Marco Van Basten. Ora, con tutto il rispetto per il giocatore dello Slavia Praga, magari ce ne fa 4 al ritorno, non lo so, speriamo di no ovviamente, però è un giocatore che gioca nello Slavia Praga, quello è stato il suo gol della vita a San Siro davanti a 70.000 persone. Lì Mike, se guardate prima di prendere il gol, ripeto non l'ho vista quindi vi parlo delle sensazioni di ieri, cerca di spostarsi perché non vede bene, probabilmente la palla vede all'ultimo e si tuffa. Che poi Mike magari in questo momento non stia attraversando il miglior momento da quando è al Milan, potrebbe anche essere, però io Mike ragazzi non lo metto mai in discussione, non lo metto Mike in discussione. Poi vi volevo leggere questa cosa, come sapete tutti questa mattina c'è stato questo incontro tra il Milan, l'Inter, il sindaco Sala e WeBuild. Il sindaco di Milano ha convocato le squadre per l'eventuale ristrutturazione a San Siro. WeBuild ha ascoltato le richieste dei club e studierà la fattibilità del progetto, che dovrà però essere moderno e sostenibile, con una limitata perdita di posti durante i lavori e i costi non dovranno essere alti. L'obiettivo è avere risposte definitive entro non oltre giugno. Ha parlato anche Sala e dice che praticamente adesso Milan e Inter aspettano quella che è la proposta di WeBuild. Vabbè, ne abbiamo già parlato in passato, io credo che il Milan andrà dritto su quello che è il suo nuovo stadio da altre parti, però è giusto anche che se ti chiama il sindaco Sala, ti chiama il comune di Milano e ha una proposta da farti, sarebbe anche stupido, no? Vado a sentire cosa mi dice, tanto non mi costa niente, io non è che se vado a sentire cosa mi propone il sindaco Sala smetto di andare avanti col mio progetto su San Donato. No, vado là, sento cosa mi propone, magari mi propone una roba interessante o magari no. Se la roba non la ritengo interessante, vado avanti con quello che è il mio progetto, come sto facendo. Magari è una proposta interessante e magari può tamponare lo stadio, magari rimodernizzare lo stadio, non lo so, sto ipotizzando, magari potrebbe modernizzare lo stadio per da qua fino a quando poi Milan e Inter cambieranno stadio. Non lo so, magari WeBuild vuole lavorare anche in quella direzione. Ti sistemo lo stadio, lo sistemo, non so lì però a come potrebbe funzionare il fatto che le squadre spendano 200 milioni di euro per giocare in uno stadio che poi abbandonerebbero dopo poco dopo. Non lo so, mi sembra un po' una ricostruzione un po' strana, però boh, tant'è. Ragazzi, questo era tutto quello che vi volevo raccontare. Oggi è stato un video un po' così. Un video un po', no, malinconico, però un video un po' così da cuoricino, un po' che è ancora da ieri sera, che mi sta un po' sanguinando ancora da ieri. Spero vi sia piaciuto, ragazzi, e poi dell'Empoli, insomma, parliamo poi nel video di domani. Ciao a tutti, forza Milan, ricordatevi like e iscrizione al canale, dai ragazzi, per piacere. Like e iscrizione al canale, non vi costa niente, forza Milan, vado a vincere l'Inter. Ciao!